Ma diciamo che mi scrivono un po' tante persone per il fantacalcio, quindi Infatti immaginavo. un po' il conto lo tengo per questo. A quanti siamo? A quanti siamo? Vediamo. Ma in campionato penso 4, Bravo, se non sbaglio. bravo, bravo, vedi? Tommy. Sì, io vorrei andare invece su quell'immagine finale di tutta la squadra, sotto i ospiti, tanti sorrisi, tanta felicità di aver portato a casa un risultato, quasi a volersi mettere un po' alle spalle, no? Tutto quello che è stato questo inizio di stagione e volerne cominciare una nuova, ok? Questo è Napoli, siamo qua. Sì, sicuramente è stata una vittoria importante. Insomma, sappiamo che qui a Bergamo è sempre difficile vincere, è sempre difficile giocare bene. Quindi è stata una partita combattuta molto sul piano fisico, però penso che abbiamo fatto veramente un bel primo tempo con diverse occasioni che potevamo sfruttare meglio. Poi, come ho detto, è sempre difficile giocare qui, sono venuti fuori loro con una grande qualità, con grande fisicità e insomma, vincerla è importante per il percorso, perché insomma, sappiamo che dobbiamo fare di più, adesso c'è stato il cambio anche dall'allenatore e come detto è un modo per ripartire e una vittoria sicuramente aiuta. Ciao ciao. Tu un ambiente più sereno? Percepisci questo da quando è arrivato Mazzarri? Ma sappiamo che il mister insomma conosce l'ambiente, ha toccato le corde giuste in questi primi giorni, insomma i vari nazionali siamo tornati veramente negli ultimi giorni, però ripeto, è molto esperto e ha cercato di dare sì un po' di serenità perché insomma come ho detto la classifica non ci piace, quindi l'ambiente non era serenissimo, però questa è una vittoria importante e siamo contenti insomma di aver vinto. Dario, Martin. Sì, ciao Giovanni, io mi rifaccio un po' alle parole che ha detto Mazzarri, no? Perché ha detto che oggi con la difesa rispetto al passato, e questo è vero, eravate meno bassi, tante volte pestavate la linea di centrocampo, vi siete sforzati, lavorato molto insieme, vi siete sforzati a stare un pochino più alti, no? A togliere un po' di giocate anche all'Atalanta, che comunque Lookman si metteva tra te e Rahmani, però l'avete fatto molto bene questo. Sì, abbiamo lavorato su questo aspetto qui di stare più corti, più alti con la linea difensiva per avere una maggiore aggressività in avanti, insomma, a parte tutto dagli attaccanti, però è normale che anche la difesa deve seguire il pressing davanti e penso che oggi l'abbiamo fatto bene, concedendo poco e quindi insomma, siamo contenti di questa vittoria. A proposito di attaccanti, che cosa significa per voi, per il gruppo, aver ritrovato Victor Osimhen anche in vista di un ciclo di ferro che vi attende da qui a Capodanno? Ma sicuramente Victor è un giocatore importantissimo per noi, ci dà tante soluzioni in avanti, in attacco e siamo contenti che sia tornato. Aveva una gran voglia di giocare, anche in questi allenamenti in settimana aveva veramente una gran voglia di tornare nel gruppo e questo per noi è la prima cosa, è fondamentale. E adesso sono tutti in forma e sceglierà il mister l'attaccante via via durante le partite, però insomma è un ritorno importante, non dimenticando quello che hanno fatto comunque Raspadori e Simeone nel periodo che è mancato lì. A Madrid per completa tu la frase, Giovanni. Ma sappiamo che in Champions vogliamo andare avanti e andremo là a fare la nostra partita sapendo che davanti avremo una grandissima squadra, però insomma, noi cercheremo di fare il nostro calcio e cercare di vincere perché si scende in campo sempre per vincere. Grazie.